Bene, oggi parliamo un po' di seduzione. Parlando di seduzione, dobbiamo chiaramente stare un po' attenti perché spesso quando parliamo di comunicazione non verbale, seduzione o comunicazione efficace, seduzione, spesso può scattare un grande equivoco che è quello della manipolazione, no? Della persuasione in maniera negativa e così via. No, qui oggi noi parleremo semplicemente della capacità di leggere il non verbale di chi abbiamo di fronte e questo ci può permettere di andare oltre per capire se effettivamente tra me e questa persona c'è feeling oppure se è meglio cambiare aria e cambiare persona. Sicuramente il linguaggio non verbale, che è il linguaggio del nostro inconscio, perché ripeto sempre grande distinzione tra la mente, no? Che è fatta da due parti, grande distinzione tra parte razionale e parte inconscia. Prima si diceva emisfero sinistro nel nostro cervello, funzioni razionali, cioè matematica, valutazione, parola, grammatica, emisfero destro, emotività, creatività, irrazionalità, sogni e comunicazione non verbale, perché il nostro inconscio comunica con il linguaggio non verbale. Nella comunicazione la parte logica, cioè la parola, cui noi diamo un'importanza spropositata, influenza e incide solo per il 7%. Che poi bisognerà spiegare bene questa percentuale, mentre per il 93% incide molto la comunicazione non verbale, che è composta da prosemica, cinesica, paralinguistica e digitale, cioè che sono i quattro canali della comunicazione non verbale. Questo vuol dire che il non verbale è fatto di spostamenti, gestione degli spazi, andare in avanti, andare indietro, il fatto di cinesica, a che fare con la gestualità, il fatto del dito puntato piuttosto che i palmi verso l'alto e così via, oppure la digitale, toccare, dare una mano sulla spalla, piuttosto che la paralinguistica, che ha a che fare con il tono di voce che si alza e che si abbassa, il schiarirsi la gola, il colpo di tosse se uno non è raffreddato. Ecco, tutto questo è il mondo del linguaggio non verbale, che è un mondo molto interessante e che ha dei significati estremamente interessanti. A cosa ci serve leggere la comunicazione non verbale? Beh, secondo me è importantissimo, perché imparare a leggere la comunicazione non verbale significa poter leggere nella mente dell'altro, al di là delle parole. Tu pensa quanto sia importante questo quando si conosce una persona verso la quale c'è un interesse. Per esempio, io incontro una ragazza, questa ragazza inizia a parlare, ma al di là delle parole comincio a notare magari i segnali non verbali. Uno molto importante è quello dell'accarezzarsi i capelli. Ecco, accarezzarsi i capelli, che poi in realtà nel non verbale bisogna sempre contestualizzare, non è che questo gesto vale sempre e comunque in ogni situazione, va sempre contestualizzato. Però, in linea di massima, l'accarezzarsi i capelli è un forte segnale di gradimento. Se fatto ripetutamente, cioè io parlo con questa persona e questa ragazza è lì che parlando di più del meno si accarezza i capelli, lo fa spesso e volentieri, allora in quel caso è un segnale rivolto verso di me, quindi non è un segnale casuale, no? Fatto così magari su una parola che ho detto, quindi scatta la reazione del non verbale, ma è direttamente su di me. E potrei aggiungere che c'è un segnale molto interessante, abbastanza molto più esplicito, legato ai capelli, quando per esempio la ragazza con cui sto parlando prende i capelli, chi ha i capelli lunghi, se li mette di lato, e mostrando, esponendo il collo, no? Esponendo il collo, in quel caso è un segnale, come dire, di invito, no? Come il cane che si mette a pancia all'aria o il delfino mostra una parte vulnerabile, è un segnale di invito. Guarda, io sono inoffensivo, vieni. Ecco, questo è sicuramente il tipo di segnale che possiamo vedere. E ce ne sono tantissimi. Ce ne sono anche segnali di rifiuto. Ci sono segnali di rifiuto che valgono in tutti i sessi, che uno per esempio è quello di andare indietro, come invece andare in avanti è un segnale di gradimento, cioè io parlo con questa ragazza oppure una ragazza parla con un ragazzo, vede che questo ragazzo fa dei segnali di avvicinamento, che non, attenzione, non parlo di uno che si butta addosso, sono a volte semplici passettini o andare in avanti col corpo, col busto per esempio, vuol dire andare verso la persona, vuol dire che c'è un interesse, mentre il contrario, allontanarsi, io mi avvicino a una persona, questa fa un passo indietro, vuole mantenere le distanze. Come per esempio posso anche dirti un altro segnale, è quello di toccarsi il naso, la punta del naso è il massimo scarico tensionale, quello che dici
o la tua presenza dà tensione, quindi tutto c'è tranne il gradimento. Quindi fatto ripetutamente questo segnale qui, fatto spesso è rivolto verso di te, fatto magari uno o due volte è rivolto su quello di cui stai parlando, per esempio, beh come sta? E gli fa il nome di un amico, e quello magari quell'amico gli sta sulle palle, quindi fa questo segnale qui. Oppure quando si tra amici, beh come sta la tua fidanzata? E uno fa così, io capisco subito che hai problemi con la fidanzata, e così via. Quindi come vedi il non verbale bisogna imparare a contestualizzarlo. In linea di massima la regola è un segnale ripetuto spesso, in realtà è indirizzato verso l'interlocutore. Ok? Bene, quindi ora non verbale è un mondo vastissimo, io questo video ho voluto un po' incuriosirti, se vuoi saperne di più chiaramente ti consiglio di andare a approfondire in ulteriori testi, un testo che mi sento di consigliarti, per esempio un mio testo che si chiama I poteri segreti della comunicazione empatica, che è un testo che parla sia di comunicazione non verbale che di comunicazione efficace, che sicuramente in qualche modo può essere applicata alla seduzione in maniera etica, in maniera sana, partendo da un presupposto che non è che uno diventa seduttore semplicemente leggendo un libro o come dire seguendo un corsetto. La seduzione comunque ha a che fare anche con un cambio di schemi di pensiero, perché se io ho dei blocchi interiori, cioè se sono una persona timida, sono una persona introversa, sicuramente il lavoro che dovrei fare per prima cosa è lavorare su quei blocchi interiori prima di andare a fare qualsiasi corso di comunicazione. Però quantomeno imparare a leggere il non verbale delle persone che ho di fronte mi fa capire se quella persona che ho di fronte è una persona con cui c'è feeling, e quindi comunque posso essere già un po' più rassicurato nell'andare verso quella persona, oppure se è una persona che purtroppo non c'è assolutamente feeling e che quindi magari o dovrei cambiare approccio o dovrei cambiare persona. Ciao e ci vediamo al prossimo video.